Signori, bentornati qui con noi nella notte boema. Proprio qua vicino c'è un committente attività. È notte, la gente dorme. A me che me ne frega, lo svegliamo, no? Pebbles. Ah, ma qua sta Pebbles. Lo dorme... puoi esaminare quando stai qua il cavallo. Velocità 42, capacità 160, vigore 210. Scusa, ho visto dei numeri, ho chiuso. Altro cavallo, possiamo scegliere di abbandonare Pebbles? Ci aiutate in tutte quelle scorribande. Cioè, sai quanta gente abbiamo ucciso a dorso di Pebbles? Non è così che tratto io gli animali. Allora io metto via l'ascia, perché sennò qua le guardie mi rompono i cojones. Adesso tu sei bravo, al massimo ti chiedono: fammi vedere, c'hai lì. No, fai no, vedere che ragazzi, cosa ci siamo ripuliti. Adesso solo omicidi nell'ombra. Ecco perché me ne sono. Tanto non serve a niente. Cosa? Tanto si parlano tutti tramite WhatsApp sto paese. No, io ho fatto perché tu non hai visto il gameplay che ho fatto su Trash. Io ho provato a fare delle uccisioni stealth, veramente stealth, e nessuno mi ha attaccato. Ma tu sei sicuro che sta qui dentro? Il committente attività. Ma non è che l'abbiamo ucciso, no? No, perché abbiamo ucciso qualcuno? No, sono giusto, è questa la casa. Oh, ti sei messo le scarpe? Ma no, aspetta, c'è qualcosa che non va, fermi ragazzi. Comunque io Harry lo voglio scalzo. Non hanno le finestre in questa cazzo di casa, hanno solo questo buco qui. Lì è dove cagano. Questo è lo sfiata scoreggio si chiama. Eccoli. Ti ho detto. Madonna. Parla. Hai del lavoro da offrirmi? Pelle. Dice che dobbiamo andare a caccia. Allora noi stiamo a morire di fame. Non puoi entrare. Non puoi sgozzare. Non puoi ammazzare le galline. Catroia, quanto è difficile essere onesti qua. Mannaggia al cazzo. Dopo devi andare a più ai caprioli. Ah, ma che palle. Non è vero. Cioè non è solo qui. Parla a Stefani. Vogliamo andare a parlare che a Stefani? Palle. Non ci saranno le missioni in cui dovete parlare con la gente a cazzo di cane. Sai che ti dico? Tutto sommato, hai ragione. E là! Ecco qua! La signora non dà visto. Mo fai il giro e vai dietro alla signora. Lei non può sapere chi è stato. Lei non ha visto chi è stato, altrimenti avrebbe urlato, eh. Allora, da questa situazione noi dovremmo uscirne completamente puliti. E là! Gru! Sì, però borseggia almeno, cioè prenditi le cose. Le chiavi delle porte. Chiavi delle porte, bauli, pane, perché siamo a morire. Ok, questa è ufficialmente casa nostra. Benvenuti a tutti. Dove sta il... Eccolo qua, mangia dalla pentola. Non c'è niente qui. Chiavi a dei sinistra. Bauli, scusami. Destra. Blocca, madonna. Ah, questa c'ha le pelle. Sono contento che siamo tornati sulla piazza. Questa volta con la fedina penale pulita. Ah, oh, che bello poter camminare tra le guardie. Però dobbiamo essere sempre così attenti quando uccidiamo, eh. Croce espiatoria. Che serve la croce espiatoria? Non è che ci fai espiare i peccati se paghi. Leggi. Rose Benjamin. Non è una croce espiatoria. Vabbè, non ci facciamo un cazzo. E c'è su Ultimo Online succedeva questa cosa qua, che c'erano le croci. Qui tu, se eri paladino, potevi donare i soldi per acquisire dei poteri. Noi dobbiamo parlare ancora con... Con la signorina. Parla con Steve, dove vai? Sto salendo su. Perché è alla città che dobbiamo andare per parlare con lei. E là! Sir Divish. What the hell? E la moglie di Sir Divish, eccola qua. No, lei non pulisce. Dio, posso? E là! Nel fuoco, Fuoco. Non te la fai rilasciare. No, ma da quanto è stato pacciato cattivamente sto gioco. Vabbè, lascia, ancora entra qualcuno. C'è ragione. Oh, pazzo. C'è pure il balivo. Dove sta? No? In quelle sale devi entrare. Eh sì, ho capito, ma c'è un morto là, potrebbero incolparmi. Allora, qua c'è il balivo, ci sono. Rientra dentro. No, questa cosa qui ti sgamano male. No, non ti vedo guardingo nel chiudere le porte. Vabbè, per forza, qua se no. What? Corri. No, vattene, schiacci qua. Che puttana, c'è un cadavere, signori. C'è un cadavere, via. Ma chi è stato quel mostro? Quell'essere senza cuore che ha ucciso Madame Cosa. Andate a controllare, raga, andate a controllare. Prendete le impronte, mi raccomando. Sir Davis, controlli chi è stato.
Io vi chiudo la porta intanto. Ma dove sta la signora in tutto ciò? È qua dentro, da qualche cazzo di parte qua dentro. A meno che non stia fuori, è l'unica cosa che mi viene da dire. Però ce la indica sulle mura. Io non so dove sia questa. Vogliamo provare a prendere un'altra missione? Perché questa è. Ma questa è una delle principali. Però dove cazzo sta questa? Tra l'altro dentro la situazione si sarà calmata? Ciambellano. Ma non è il balivo. Che differenza c'è tra balivo e ciambellano? È che il balivo rompe coglioni, il ciambellano un po' meno. Da quello che mi è sembrato di capire. Io... Ma a meno che non sia chiusa in casa sua, a sinistra. E qui? Eccola! Oh, trovata! Do you want something? Singula mammida. Sentivo che volevate parlarmi. Sto cercando alcuni oggetti da donarvi. Sarà un onore. E certo. Non dobbiamo raccogliere oggetti in questo gioco, è vero? No, non si deve. Here you go. That should be enough. 125 groschen, cioè. Dove trovo il vino? Dove trovo la puttana della miseria? Mamma, che palle, vabbè, che palle. E riguardo al Ruano, al Ruano. Che cazzo è il Ruano? Posso fare tutto quanto, dai, dai. Lo possiamo fare. Certo, a Uzitz ci sarebbero dei problemi legali, ma. E ora andiamo dritti dritti verso la nostra prossima missione. No, questa è un'altra missione secondaria. Noi dobbiamo fare le missioni primarie. Principale, le vie del Signore. Ginger si è nascosta nella foresta. Che dici? Ma da mo' che stiamo a fare questa? Cioè veramente noi non abbiamo... Saranno 10 episodi che non tocchiamo la trama principale. Togli tutte quante e lascia solo missione principale. Oh, in poche parole, adesso dovrebbe segnarci praticamente soltanto la mappa. Cioè la nuova missione primaria, diciamo. Ma non c'è. Perché non c'è niente? L'abbiamo buggata, si è buggata la missione principale. Ho capito, ma non ho idea di come fare adesso. Oh, rifammi leggere la missione, fammi vedere. È quella di Ginger, il tipo roscio nascosto. Ho capito, nel però bosco. Non perché non ci sta scritto, non ci sta manco la zona. Ginger si è nascosta nella foresta temendo per la sua vita, poiché ha riconosciuto uno dei banditi del massacro di Newhoff, un uomo claudicante che vive a Uzitz. Allora, torniamo a Uzitz. Scopri se qualcuno conosce Lubos lo storpio, dobbiamo trovare. Quindi a Uzitz? A Uzitz dobbiamo andare. Vai a Uzitz. Ma Newhoff lo storpio non era quello morto ammazzato in casa sua? No, Newhoff è la città. Lubos. Lubos, scusami. Che dobbiamo ancora andare a casa sua a leggere le scritte. Perché avevamo imparato a leggere, poi siamo stati presi da varie cose e non l'abbiamo fatto, però in linea di massima. Chi era questo Lubos? Ieri era in chiesa. Ha parlato con il prete e si è confessato. Vuoi vedere che adesso ci ha sbloccato il fatto del prete? Probabile. Ma vai dal prete. No, dentro a chiesa forse. Porco due. No, lasciala perdere, ma lasciala perdere. Vai dal prete, vai dal prete. Tanto ormai è partita la caccia all'uomo, porco sano. Che due porca di quella puttana coglioni. Sto gioco fra un po' lo continuerei da solo, lo sai. Sta passando proprio la voglia di vivere. Ecco qua. Non c'è il prete. Madonna, ma non c'è mai in chiesa sto cazzone. Sinistra, la prete sta là dietro. Cazzo vai. Eccolo. No, è quello che era sognato. È il prete. No. Il balivo è vestito di tutto punto. Il balivo si. Fai la rì. Surrender. Jail it is then. No, mo c'è tutta la roba rubata. Tu dici. And hand me over the stolen good. Scusa, ma da quando siamo usciti di prigione, mannaggia il cazzo. Dove ce la riprendiamo? Ma perché cazzo non stai attento e clicchi ma perché la mia logica non è quella che uno possa capire che cazzo. Io mi scordo sempre che questi hanno i metal detector e che tutte le cose che abbiamo hanno un codice a barre. Io me lo scordo. Mannaggia al cazzo, perché non ha senso. Non ha un cazzo di senso. Palle. Che gioco di merda. Cioè io veramente voglio uno che lo difende a spada tratti. Lo taglio, taglio il cazzo di taglio. Sei tornato pure in Gulonia. Ma perché? E fammi vedere, non c'hai un cazzo con me. Tutte le cose più potenti t'hanno do, tutto.
No! Fermati, vai dal cazzo di prete, sennò ti taglio le dita. Io non ti ho mai visto così timoroso. No, mi sono rotto il cazzo. Eccolo, eccolo. Stufide puttane. What are you here for? Vada poca. Father, I wouldn't have with a stick. E mo? No, non lo so, dobbiamo parlare con altri abitanti, dobbiamo capire sto cugno. Vai da Lubush se sa il cazzo. Dove sta Lubush? Io mi ricordo che stava in fondo a sinistra. Guarda quello che si è buggato. Che meraviglia. Prova a parlarci. Sta lì. Lubush, Lubush, è nuova questa? Aveva un pessimo carattere. Vabbè, sì, da. Ultimamente lo vedevo di rado anche in taverna, almeno fino a ieri quando si è presentato in... Tutti puntano alla chiesa. Non penso fosse a casa, aspetta, stai dicendo che... Oh signore, ok, ha capito. Chi frequenta Lubush? Non l'ho mai visto con nessuno. Ah no, aspetta, andiamo a casa di Lubush. Chiedo a questi. Ma perché, che vestiti ci abbiamo? Ma le stalle! Ma le stalle dove cazzo stanno? Dobbiamo riattivarlo sulle mappe, là. Come la missione? No, magari è quello della ruota, la roita. Là? No, quello che vuola la signora. A noi che cazzo ce ne frega? Signora, c'è un uomo di Ruiz per lei. Perché alla fine sono attive tutte e due le missioni. Non sappiamo se sia l'informatore di questa o di quella missione. Cosa succede a queste parti? Vedi, dovresti sentire cosa ha combinato la stalliera alle scuderie. Quando il capo stalliere l'ha raccontato ai ragazzi, sono tutti scompisciati dalle risate. Ecco il problema che c'è là. Quindi dobbiamo andare allo stagliere. Ma lo stagliere, dove cazzo sta la stalla? Allora, io mi ricordo che a sinistra, giù di qui, a sinistra c'è casa di Lubush, dove dobbiamo ancora leggere la scazzo di scritta. Sul muro? Ma quella del cadavere? A sinistra. Ma non so perché tu stia andando qua. Io non mi ricordo che stava qua sotto. Io mi ricordo che era una strada di queste qui interrate ed era al limitare della città. A sinistra, Cosa cazzo hai fatto? No, quello scappa di là, prendetelo. Ah, c'è un ladro. Dov'è? Quello sta scappando, è un ladro e questo lo sta inseguendo. Ma che bello, è la prima volta che combattiamo per il bene. Placcalo. Ma è un vecchietto. Gli ha dato una calciata e è morto. Parla con questo. Dai, ti ho preso il ladro. No, no, uccide, aspetta. Vediamo che magari ti dà una ricompensa. Here's a small reward. Thanks. 4, uccidi questo figlio di puttana. Sto pezzo di merda, 4 groschen ci ha dato. Io chiudo il cazzo. Ci vediamo al prossimo episodio, sempre su Kingdom Come. Noi cercheremo informazioni su Lubush. Ma a me mi sta a prendere bene, ma sta partita è bellissima. Perché se no non si va avanti.